Sì, in effetti le gare quest'anno erano tante, quindi le abbiamo dovute distribuire in 2 weekend. Abbiamo cominciato ieri pomeriggio con le gare Xen su varie distanze, dai 400, 800, 1500 il miglio praticamente. E oggi sono proseguite con la 15 km confermata da 5 anni e del Gran Fondo Italia e con le gare CSI, sempre sia sulle distanze di 400, 800, 1500 e 3000 metri, che quest'anno sono rientrate nel campionato italiano di nuoto in acque libere del Centro Sportivo Italiano. Continueranno il weekend prossimo con le gare della Federazione Italiana Nuoto, il Grand Prix nazionale. Con sabato mattina avremo la 3 km, il pomeriggio il miglio e domenica mattina ritorna dopo qualche anno la 5 km di domenica mattina. Quindi diciamo, sono raffermate e confermate da anni queste manifestazioni. E quest'anno li abbiamo dovute ripartire su 2 weekend. Sì, oggi siamo qui a Santa Maria per la seconda tappa. La prima si è svolta in Liguria, oggi è la seconda e la terza ci sarà il 22 settembre a Pisa del campionato nazionale di nuoto in acque libere. È la prima volta quest'anno che abbiamo organizzato questa tappa per il livello nazionale, quindi belle soddisfazioni, tanti atleti, tante società. È una buonissima organizzazione da parte della Commissione Tecnica Regionale con Pino Ricciardi e la collaborazione dell'Associazione Punta Tresino. Ecco, grande partecipazione, tanto entusiasmo e per di più fa sempre piacere nuotare in acque così cristalline. Sì, questa è una zona caratterizzata anche quest'anno dalla bandiera blu, quindi è una delle più belle spiagge della Campania. Noi non avevamo dubbi, fare un bagno in queste acque è una cosa spettacolare. Sì, per me è un appuntamento fisso di questi periodi. In realtà sto preparando una 25, quindi mi serviva fare una 15 così bella e così tecnica come questa di Castellabate. E poi sono molto amico di Giovanni, non potevo mancare nemmeno quest'anno. Diciamo che la fatica dei 15 km, ripagati anche dalla bellezza del panorama che si riesce in ogni caso a notare anche nuotando. Ma guarda, la cosa bella di questa traversata è proprio quello che riusciamo a vedere sotto, perché spesso e volentieri ci distraiamo anche nel nuotare e guardare sotto. Quindi è un pezzo di mare bellissimo e adatto per fare le traversate, le gran fondo come quelle che organizza Giovanni. Sì, una bella vittoria grazie anche comunque ai nostri traghettatori, il mio accompagnatore, nonché mio marito, che mi accompagna in tutte queste mie folli imprese. Poi si è alzato il mare sempre verso gli ultimi 5 km, l'ho sentiti. E comunque l'impresa è stata bella come tutte queste grandi traversate. Che insomma richiede sì un impegno, però l'arrivo comunque ti ripaga di tutti i sacrifici che fai. È come la prima volta qui a Castellabate a nuotare. No, è sempre la prima volta. Castellabate comunque è una tappa fissa, anche l'anno scorso l'ho fatta e merita sempre, anche perché la prima parte che la fai sotto costa un po' ti distrae perché c'è un fondale meraviglioso, per cui perché la prima parte la facciamo sotto costa e vedi questo fondale che è incredibile, cioè vedi tutto, per cui quasi quasi ti distrai e poi quando vai fuori comunque diventa blu e vabbè, però poi si sente anche la stanchezza, ma comunque no, è una bella gara, è impegnativa perché poi cambia il tempo, cambiano le correnti, va bene così. Abbiamo ampliato questa di oggi e l'apertura di questo doppio weekend di gare. Cominciamo con i bambini piccoli perché abbiamo aperto alle scuole nuoto che hanno voluto partecipare e con iscritti ai vari enti di promozione o al settore propaganda della Federazione Italiana Nuoto. Chiunque avesse un tesseramento valido poteva partecipare. Quindi soprattutto quelle di oggi di 200, 400, 800 e un miglio nascono per avvicinare le persone a questo mare stupendo che somiglia tantissimo
all'acqua, che ha l'acqua che somiglia a quella della loro piscina, per cui i bimbi imparano a nuotare in mare, ad avere molto meno paura, perché vedono il fondo. Bandiera blu non è solo per i servizi, ma è bandiera blu principalmente per il mare da noi. E già siamo venuti qualche anno fa, è un posto bellissimo, la gente ci ha accolto in una maniera spettacolare, ma qui è, insomma, qui si vede, è tutto, l'ambiente, il clima, il mare, il paese, la gente, insomma, è un qualcosa in più.